prima mattina a Melbourne. Siamo arrivati, io devo dire ho dormito benissimo e siamo venuti a fare colazione perché tra poco partiamo per un tour guidato. Sono attorniata dai koala e dai canguretti. Questa alpaca però è un po' sdegnosa. Mentre questa mi sembra interessata. Allora, Leonardo, cosa dicevi? Scusa, perché è sdegnosa? No, perché vuole contrattare per la lana che vuoi togliere. Esatto, vuole contrattare sul prezzo del filato. Ragazzi, shopping. Possum et merino, vi leggo il prezzo, $299. E questo pancetto, 155. Lavorare a maglia in Nuova Zelanda e Australia rende, si vede. È chiaramente tutto fatto a macchina, però, ragazzi, il materiale è buono, neanche una goccia di sintetico. E poi, ragazzi, crema alla lanolina antirughe. Non dico altro, da noi ci sono persone che sono allergiche alla lana, qua credo morirebbero. Invece qui usano addirittura le compresse antirughe alla lanolina. In questo posto super ventoso, che speriamo che si senta quello che parliamo, siamo a Ellis Island. Una spugna appena spiaggiata, piccola ma molto bella, piena di oscoli. Si vedono tutte le spicole silicee. Magnifico. Solo qui. Quasi buio, stiamo andando a vedere la parata dei pinguini. È un evento veramente che, al quale io non ho mai assistito, ovviamente non ho mai saputo che ci fosse e non so nemmeno cosa aspettarmi, se devo essere onesta. Comunque stiamo passando vicino, vedete qua da questa parte ci sono praticamente tutte le tane dei pinguini e noi dovremo vedere questa parata. Chissà se riuscirò a filmare qualcosa, speriamo di sì. Aggiornamento dopo la spiaggia, non siamo riusciti a fare neanche una foto, neanche un filmino, perché è vietato per via della protezione dei pinguini e dell'ambiente, per cui adesso dopo circa un'ora di freddo assoluto mi sto scaldando con un caffè. La batteria mi sta abbandonando, quindi direi che per questa sera è tutto e noi ci vediamo domani. Sì, sono sveglia, sono sveglia, sono attiva. Allora, sono già sveglia da un paio d'ore perché, devo dire, ci sono stati problemi di incubi questa notte.
si vede che la stanchezza e il jet lag, il cinese di ieri sera non hanno aiutato, e sono pronta per la Great Ocean Road. Torquay Beach, il paradiso dei surfisti. Pioggerellina piuttosto insistente, siamo a Kennett River a vedere i cacatua e i koala, chissà se saremo fortunati. Ci siamo fermati all'interno della foresta pluviale originaria e adesso ci facciamo una bella passeggiata. Arrivati. Allora, i 12 apostoli in realtà erano 8, adesso sono 7 perché l'ultimo è crollato nel 2005, una roba del genere. Sono questi faraglioni meravigliosi dietro di me, ragazzi, fantastico, un panorama fantastico. Sento a casa.
circa 3 ore e mezza di macchina siamo arrivati a Yakandanda. Vi chiederete come mai non avete mai conosciuto questo posto, mai sentito questo nome, perché in realtà è un paesino in mezzo al niente e noi staremo qui i prossimi giorni. La nostra camera però ha un ospite meraviglioso. Professor Frederick. Hello, hello. Ecco il nostro compagno di letto per i prossimi giorni, ma non è meraviglioso? È una specie di strudel, ancora più ciccioso e peloso, è rosso, è meraviglioso ed è affettuosissimo. Ciao, ciao professor Frederick. Sei bellissimo. Bellissimo. E buonanotte da noi. Buongiorno! È una giornata non propriamente soleggiata, per cui io sono estremamente contenta. Infatti sto indossando un nuovo maglione che ho tirato fuori dalla valigia. Siamo qui a Yakandanda, vicino ad Albury, a casa dei nostri amici che hanno una grandissima proprietà. E guardate, non so se li vedete, quassù ci sono le loro alpache e i loro e le loro pecore. Sono entusiasta, adesso andrò a vederle da vicino, chissà se si lasceranno filmare. Sei così triste. Perché mi volevo avvicinare agli altri, se non ci sono riuscito. Avevano paura, poverini, sono scappati. E anche le pecore. Arriva qualcuno. Nel frattempo sono arrivati anche i cani, che sono molto affettuosi. Niente, non riesco a beccarli, ma c'è Kozak, che è quello più grande, questo, che è veramente super affettuoso. Loro stanno guardando quello che io vedrò tra poco. Vi dico che siamo a Woodshed Falls, un posto naturalisticamente molto carino. Facendo una passeggiata all'interno del parco veramente molto particolare, perché è una cosa che non conosce veramente tanta gente. Infatti è un percorso quasi spirituale e mi fa tanto piacere che la nostra amica abbia deciso di condividere questa cosa con noi. E abbiamo visto delle rocce con delle forme particolari che non ho voluto fotografare né filmare, per rispetto verso le tradizioni e la cultura aborigena. Veramente è un percorso molto emozionante, bellissimo. Sono molto grata di poter condividere questa cosa con la mia amica e la mia famiglia. È bellissimo.
della natura, e la nostra amica ci ha portato al parco di Yettomba, che è un sito riconosciuto aborigeno molto importante di questa zona. Adesso andiamo a vedere. Tornata alla base, è stata una giornata veramente inaspettata, come dire, e si vede che proprio questo è il vocabolo che mi accompagnerà da questo momento in poi. Non mi aspettavo di vedere certe cose, sono rimasta veramente molto affascinata dalla cultura aborigena, di quello che ho visto, delle pitture che ho visto, delle rocce che ti parlano. Veramente abbiamo visitato dei posti sicuramente non turistici, ma che hanno un grande significato anche emotivo. E una cosa che adesso farò è cercare di richiamare il gatto che mi sta ignorando bellamente e sferruzzare, e considererei questa giornata conclusa. Amici, buongiorno, sto fumando una sigaretta, sì, lo so, non dovrei. Allora, stiamo andando ad Albury, sotto una pioggerellina fastidiosa, ma tanto visiteremo la città, quindi non è che ci importi molto della pioggerellina. Ci siamo fermati qui davanti ad un bellissimo, bellissimo negozio di fiori, perché insomma dobbiamo prendere dei fiori. E insomma, vediamo come procede la giornata, speriamo che il tempo migliori un pochettino. Appena usciti da questo negozio qui, stavamo cercando degli hug boots per me e per Leonardo, perché vogliamo comprarci gli hug boots. Allora, non siamo riusciti a trovarli perché non andava bene la taglia, eccetera, e la proprietaria praticamente ci ha consigliato degli altri negozi dove poter comprare gli stessi hug boots in altri colori, con le altre, insomma, ma dove in Italia succede una cosa del genere? E ci ha consigliato: andate lì o andate là, andate da quella parte, a Melbourne c'è questo, c'è quell'altro, cioè, ma dolcissima, simpaticissima, evviva l'Australia! Andiamo al Mama, il museo di, come possiamo dire, di artigianato e arte locale. Esperienza per la famiglia Bonivento. Andiamo a fare la spesa da Woolworth, supermercato, catena di supermercati australiana. Non vedo l'ora e spero di poter filmare anche dentro, perché sono molto curiosa di farvi vedere qualcosa. Se si vuole
vuole mangiare sano in Australia si può e come. Questa è tutta una corsia dedicata ai cibi sani, ci sono semi, high protein, meraviglioso. Io ho preso un sì. Accanto all'onnipresente burro di arachidi, che devo dire a me piace, abbiamo anche un intero scaffale di Vegemite. Che devo dire, a me non dispiace per niente. Ragazzi, c'è anche la pasta! Così, che marca abbiamo? Sanremo. Sanremo e Zaffarelli. Chissà com'è, io sono dubbiosa sulla questione. Voi cosa mi dite? C'è anche Barilla, chickpea, caserecce. Queste ci sono anche da noi. Queste magari no. E poi Barilla. Insomma, almeno andiamo sul sicuro. Ah, andiamo bene, abbiamo anche De Cecco. Ecco, le cose che non comprerei sono tomato paste in formato ketchup o in formato vasetto da yogurt oppure in sacchetti, ragazzi. Sacchetti. Stasera pizza. Qualcuno non è molto contento, ma siamo qui con gli amici e qualcuno ride molto perché abbiamo scoperto che su una pizza c'è Napoli, cioè un'intera città. Sono le 5 e stiamo andando a Melbourne con il treno. Andiamo a fare una passeggiata per Melbourne. Thank you.
adesso noi andremo a mangiare qualcosa perché siamo stanchi morti e dopodiché a nanna. Ci vediamo domani. Controluce, buongiorno da Melbourne. Oggi altra passeggiatina per la città. Cattedrale di St. Paul. Sono stata appena intervistata da un gruppo di studenti di Melbourne che faceva un'intervista sull'arte. È fantastico perché ho capito la metà di quello che c'era scritto, mentre qualcuno mi ha mandato in pasto agli best studenti. Mother in the world. Siamo venuti con il treno, ma torniamo a casa con la casa ad Albury, dove abbiamo il nostro punto di partenza, con il bus, perché ogni tanto succedono queste cose, cioè il treno viene sostituito dal bus, meglio dal pullman. C'è qualcuno che è più contento di altri. Siamo tornati all'ovile e c'era qualcuno che ci stava aspettando. Professor Frederick. Ciao! Mi è già salito in braccio. Ciao bellissimo gatto. Ma quanto sei bello! È un gatto meraviglioso. Ragazzi, guardate che roba. Io me lo porto a casa. Oggi vera colazione australiana. Satolli e soddisfatti, dopo questa abbondante colazione, siamo in giro per Yakandanda e in cerca di sigarette. E in realtà ho scoperto che qui in Australia le sigarette costano una barca di soldi, tipo 25 dollari australiani, che sarebbe tipo 19 euro, un pacchetto. È la vera volta che smetto qui in Australia, almeno per questa vacanza, perché non ho nessuna intenzione di spendere l'equivalente di una matassa di lana pregiata per un pacchetto di sigarette. Ditemi che sono brava. Siamo all'interno di una mostra, piccolo museo dell'artigianato, dove espongono tutto artisti locali, lavoratori di ceramiche, guardate che meraviglia, e persone che fanno cartonage, gioielli, veramente cose carine. E per farvi vedere il livello di, come dire, di incalmo del filato, adesso vi faccio vedere. Alle mie spalle ci sono delle borse piene di filato pronto da filare. Voilà, tutto l'anno d'alpaca. Make spinning a pleasure. The wall prep. A qualcuno piacerebbe filare questa meravigliosa alpaca? E vorrei farvi vedere questa piccola alpaca con la sua sciarpetta. Mount Buffalo. Siamo a Bright, una cittadina molto carina, molto 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 carina. Guardate che bel parchetto, devo raggiungerli. I ragazzi hanno scoperto queste scalette, chissà se riusciranno a cadere in acqua toccandole.
Il problema è che ci saranno 6 gradi. Ma che contento, adesso si spingono giù e voilà! No, ecco, ritornano, pericolo scampato. A Bright c'è questo negozio meraviglioso. Ci sono solo cose di Natale. Lo so che è agosto e in pratica il Natale arriverà tra non so quanti mesi, ma non posso resistere, devo entrare. Paolo è fuggito, ma io ho colpito. E quello che vi ho fatto vedere in realtà poi l'ho comprato, cioè l'ornitorinco, vestito da Natale. Sono una donna felice. Allora, siamo di nuovo qui a casa dei nostri amici e insomma siamo in preparazione delle valigie perché domani ci spostiamo a Sydney. Siamo stati veramente molto molto bene qui con loro e mi dispiace un po' lasciarli, però insomma sono ansiosa di vedere come continuerà il nostro viaggio. Io non sono preoccupata, però vi dico che questo aereo è grande praticamente come un autobus e microscopico. Io spero di non precipitare. C'è chi non è preoccupato e chi lo è. Eccoci arrivati in centro. Ragazzi, avete visto? L'Opera House è meravigliosa. Ricky, ti piace? Sì, piace molto. Siamo a The Rocks, il quartiere più vecchio, ecco, adesso sono contro luce, pazzesco, per cui non si vede niente, il quartiere più vecchio con le case storiche di Sydney, e c'è The Rocks Garden, che è praticamente un mercatino dove si possono trovare un sacco di cose bellissime. Andiamo a vedere. Qualcuno che non ha resistito e si è preso le castagne e fanno pure finta di non conoscermi per non dividerle. Verranno puniti. Qualcuno che è qua dietro mi ha fatto assaggiare la carne secca. All'inizio ne ero disgustata, adesso è tipo droghina, bisogna mangiarla. Qualcuno invece non vuole provare, si limita alla limonata. Sigletta mattutina per mamma e figlio che vanno alla scoperta della città, perché papà e figlio piccolo sono andati al Museo di Scienze Naturali. Diciamo che noi non siamo esattamente interessatissimi a questa cosa. Ecco, c'è un ibis, guardatelo, un ibis in giro per la città, scusatemi. Ecco, l'abbiamo anche visto prima attraversare la strada e lui è pazzesco. Boh, qui è una roba incredibile perché si vedono tipo, non so, i pappagalli, tipo come i colombi in giro per la città, una roba pazzesca.
siamo sulla Sydney Tower, c'è un panorama pazzesco e controluce questa parte qui del ponte. Adesso provo a farvela, vediamo come viene. Questo è il Museo di Storia Naturale, dove adesso noi dovremo raggiungere i nostri eroi. Questo è Hyde Park, bellissimo. Ragazzi, siamo appena usciti. Meraviglioso, meraviglioso. Stiamo passando perché questa torre è sopra un centro commerciale e c'è questa specie di ponticello che collega una parte all'altra. Fichissimo. Una passeggiata in città con i miei figli senza fermata obbligatoria in un negozio di giochi. Qui abbiamo Good Games e Warhammer, non uno ma due. Oh, come sono fortunata! Siamo pronti per la nostra crociera, ragazzi, siamo a bordo. Guardate con che vista noi partiamo, questo è dietro di noi in realtà, perché da quest'altra parte si vede questo, mio marito che fotografa. Sì. Mi devo girare, scusate. Ragazzi, abbiamo terminato la crocerina e infatti si vede anche dalle guance mie e di Ricky che c'era sole. La batteria ci sta abbandonando, noi vi salutiamo per oggi. Ci vediamo alla prossima! Ragazzi, buongiorno. Diciamo che oggi non comincia esattamente nel modo migliore perché ho dormito veramente malissimo. Mi sono svegliata con un mal di testa pazzesco. Infatti mi sono già impasticata e drogata di caffè e non sono fatto bene. Sarà stato tutto il sole e l'aria di mare che abbiamo preso ieri, che ci siamo sventolati anche la tanta stanchezza, a dire la verità, perché è stata una giornata impegnativa, però oggi veramente sono stanchissima, avrei voluto stare a letto ancora un po', ma l'acquario ci aspetta e nel pomeriggio sarò premiata con una bella sorpresa dopo aver visto tutte le bestiacce di mare. Eccoci entrati nel magico mondo degli acquari. Qualcuno è molto felice. Thank you.
faccia. Siamo appena usciti, ragazzi. Di solito non faccio mai dei report negativi, però non siamo contentissimi di questo acquario. Diciamo che dopo aver visto quello di Genova, voglio dire, questo era molto per bambini, molto didattico. C'è qualcuno che si aspettava molto di più, lo indico con un dito. Questi sono dei cracker alle alghe e al sale, perché dentro mi sono sentita male. Cioè, proprio la giornata non va proprio per il verso giusto, ma non perdiamo il coraggio. Adesso siamo a Darling Harbour e faremo una bellissima passeggiata su questo ponte qua dietro di me. Passare nei dintorni di un Hard Rock Café senza fare un po' di spese, ma Leonardo ha una cosa veramente unica. Fai vedere. Allora, si è fatto comprare questa spilletta che è limited edition perché Save the Planet, cioè è una collaborazione con Save the Children. Planet. Perché il cosino è in supero. Sì, in supero questo. Bravo il mio tesoro che Save the Planet. Direi che come giornata è stata fruttuosa per me, non per tutti, perché qualcuno è ancora ascoltato dall'acquario. Big delusion. Però vi devo dire che invece per me il pomeriggio è andato decisamente meglio. Che alcune di voi hanno intenzione di venire in Australia perché me l'avete detto. Allora, vi consiglio a Sydney di prendere la UPOL card. Ogni tanto guardo in basso per evitare di capottarmi. Allora, con questa carta, questa è una carta ricaricabile, non costa la tessera, costa ovviamente quello che ci mettete dentro, vi muovete su tutti i trenini e su tutti i bus. Allora, se per Melbourne non è necessario muoversi con i mezzi pubblici, per Sydney sì, perché è più grande, però funzionano benissimo. Funzionano benissimo secondo il loro concetto, diciamo, perché questo non è assolutamente una critica, ma praticamente se andate di corsa fate prima, perché sono lentissimi. Cioè, per andare un percorso normale, tipo che richiede un quarto d'ora in macchina andando in città, ci mettete tipo tre quarti d'ora, però vi portano dappertutto e questo è un grosso vantaggio. Quindi Opal Card per tutti. Una cosa che abbiamo notato in Australia è che il guardaroba delle persone non dipende dal tempo atmosferico, cioè in pratica se avete voglia di mettervi un paio di sandali e ci sono 5 gradi, metteteveli, perché ce ne saranno tanti vestiti come voi. 20 gradi con i dopo sci. Esatto, come 20 gradi con i dopo sci. E ogni riferimento è puramente casuale, metteteveli, perché tanto ce ne saranno altri 1000 vestiti come voi. Cioè, non bisogna formalizzarsi sul tempo atmosferico. Non vi asciugate i capelli perché non c'è il phon, non importa, perché tanto non se li asciuga nessuno. Siamo alla stazione che stiamo aspettando il trenino che ci porti a casa, e visto che anche oggi ho la batteria che chiede pietà, noi ci vediamo prossimi giorni. Domani non so se avrò tanto tempo di filmare perché c'è lo spostamento tra Australia e Nuova Zelanda, quindi il vlog della Nuova Zelanda, diciamo, finisce qua, se no.